Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti e sono con voi oggi a ringraziare Dio per Don Gianni, per la sua vita. Sempre lo facciamo perché lo conosciamo da tanto tempo e sappiamo che lui è un dono del cielo, ma in questa circostanza, in questa situazione, ancora di più, per noi è testimonianza incarnata della potenza di Dio e della Santissima Trinità, dato che oggi festeggiamo proprio questo, della presenza di Maria che ci accompagna sempre. Don Gianni è salito sulla croce in questa prova e ci sta dimostrando con la sua vita che cosa vuol dire camminare nella fede e nell'abbandono totale alla potenza, alla presenza, alla volontà di Dio. Io posso testimoniare questo dal primo momento, parlando con i medici, la situazione è una situazione molto grave, dove c'era e c'è questa estesa impronta sulla testa di Don Gianni. Che è stata portata dall'emorragia cerebrale, quindi c'è rimasta questa cicatrizzazione, per cui è stata una cosa molto grave. E la dottoressa, proprio l'altro giorno, guardando l'ultima TAC, mi ha proprio detto queste parole: se io guardo la TAC, vedo un paziente, se io guardo Don Gianni, vedo un'altra persona. Perché la TAC attesta che la situazione è estesa e grave e Don Gianni invece attesta che sta in via di risoluzione e di guarigione. E quindi cosa possiamo dire? Lode e gloria a Dio perché il Signore interviene in maniera potente e misteriosa nella nostra vita, ma se noi ci abbandoniamo alla sua volontà, possiamo sempre, sempre, sempre sentire che non siamo mai abbandonati, che al fondo di ogni prova c'è Lui e che tutto, anche le prove più difficili, ci riportano, se vissute insieme a Lui, a vivere un giogo leggero e a restituirci una pace, una gioia che non è di questo mondo, ma è di Dio. Lode e gloria a Dio sempre e un abbraccio, un bacio a tutti, avanti e con tutto il cuore siamo con Don Gianni per finire di vedere questo miracolo in azione. Eccoci, buongiorno, buonasera a tutti. Sono felice di essere qui con voi dal Dognocchi di Firenze. È fantastico, meraviglioso essere qui. Sono nella cappella degli Dognocchi. Qui dietro a me c'è Dognocchi, il fondatore, che è un santo, un beato. E quindi ringrazio il Signore che sono qui. E vorrei salutarvi tutti, abbracciarvi tutti, anche aggiornarvi un po' sulla mia situazione. So che in tantissimi avete pregato, mi ha detto un prete, neanche per il Papa si prega così tanto. E quindi voglio aggiornarvi sulla mia situazione di salute e anche ringraziare il Signore, benedire il Signore, dare testimonianza a Lui. E voglio iniziare con una parola di Dio, con una parola di Dio fantastica, fantasticissima, che è il Salmo 118, che dice così: non morirò, ma resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano giusti. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è diventata di strapiangolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. E questa parola è la parola di quello che sto vivendo. E vi racconto che cosa è successo. Lunedì 26 ho vissuto una giornata normale, sono andato alla scuola, tutto a posto. La sera abbiamo visto anche i film di Benigni, Giorni Secchini, abbiamo riso un sacco e poi sono andato a letto.
Sono andato a letto e alle 5 del mattino ho sentito bruciare il volto, poi il mio corpo non lo sentivo, all'inizio pensavo di essere informicolato, poi non lo controllavo. Ho cercato di alzarmi, ma non ci riuscivo. E allora ho pensato, devo pregare la Madonna. E vedevo che non riuscivo, erano le 5 del mattino, invocavo il Signore con tutto il cuore. Poi mi sono detto, porca miseria, morirò, perché stavo talmente male, era l'ictus che entrava in atto, l'emorragia, stavo per morire, però vedevo che non morivo e ho detto, Signore, mi prendi con te o no? E sinceramente ho avuto un po' di paura, perché morire non è così scontato come sembra. Però poi dopo a un certo punto ho detto, ma come Gianni, tu che predichi tanto l'abbandono e la fiducia, e ora? Allora mi sono detto, Signore, io mi abbandono a te. Qualcosa succederà, qualcuno verrà. E allora sono stato sul letto, poi l'ictus è passato e io ero paralizzato sul letto. Poi dopo 3 ore sono riuscito a alzarmi, a fare un passo e sono caduto in terra. Sono stato in terra fino alle 8:30, quindi mezz'ora, e poi sono arrivati i ragazzi della scuola e a venire a prendermi. Hanno chiamato l'ambulanza e io sono andato a pronto soccorso. Io mi ricordo tutto, ero cosciente, tutto quello che mi è successo, ero coscientissimo. E poi quando sono arrivato all'ospedale non parlavo, non riuscivo a parlare, la parte destra era tutta paralizzata. Adesso devo alzare le braccia, lodare il Signore, a ringraziarlo con tutto il cuore, cammino abbastanza bene, parlo abbastanza bene, ma lì per lì, quando era tutto paralizzato, ho detto, porca miseria, cosa si sta succedendo? E allora all'ospedale ero in pronto soccorso, i medici non hanno fatto la trombolisi perché era passato troppo tempo. L'emorragia era importante, mi hanno fatto subito l'attacco e hanno visto che non potevano fare niente. E allora mi hanno tenuto lì, mi hanno messo in un prolungamento del pronto soccorso, in una camera, e lì sono stato alle 27 di aprile, la mattina, e la mia attacco è stata vista anche dai medici del Careggi, perché ero a Ponte Annicari, all'Annunziata, all'ospedale della Madonna, quindi ero in buone mani. E allora mi sono detto, mi affido a Maria, alla Madonna. E così è stato. E sono cominciati ad arrivare medici, infermieri che mi conoscevano, che mi mandano Andrea, mi manda quello, mi manda quell'altro. Mamma mia, ho trovato degli angeli sul cammino che mi hanno accompagnato, mi hanno rassicurato. Poi la fisioterapista era una della parrocchia, pensate un po', super entusiasta, e mi diceva, Don Gianni, non ti preoccupare, già muovi qualcosa, vedrai che riprenderai come prima. Perché io la sensibilità ce l'avevo su tutto il corpo, anche sulla parte destra. E quindi ringrazio il Signore per questo. Poi andando avanti nei giorni successivi vedevo che miglioravo ogni giorno stavo meglio, ma la cosa che mi ha colpito di più era l'enorme movimento di preghiera. Mamma mia, hanno pregato tutti, anche gli atei. Una persona mi ha detto, ha pregato anche il mio chitarrista. Mamma mia, veramente incredibile, incredibile, mi ha commosso tantissimo vedere la preghiera di tante persone in tutto il mondo, in Italia, in Francia, in Polonia,
in America, in Africa, dappertutto, dappertutto. E allora questo mi dava tanta fiducia. Poi ho iniziato una novena a Maria, perché era il mese di maggio, il 13 di maggio è l'apparizione di Fatima, e ho fatto una novena alla Madonna per chiedere la guarigione. Il 13 maggio, la mattina alle 6, ho sentito una presenza ai piedi del mio letto incredibile, incredibile. E Maria che mi diceva: Don Gianni, Giannino, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Io sono qui, sono con te e che ti accompagno. E poi avevo anche al telefono Maria, la sentivo, gli mandavo i messaggi, lei pregava per me, mi presentava alla Madonna, questo mi dava una grande fiducia che la gospa era con me. E ogni giorno pregavo il rosario e poi miglioravo. Mi hanno fatto 4 TAC, la risonanza, e i medici non ci capivano niente, perché vedevano la TAC, vedevano me e è un'altra cosa. Dicevano: come è possibile che tu stai così bene con quello che hai avuto? Non è possibile. E infatti i medici erano stupefatti della mia situazione, anche qui al Dognocchi, ormai non vengo neanche più in camera, perché la mia fisioterapista mi ha detto: ma cosa ti insegno? Ti insegno a arrampicare sui muri da qui a luglio, perché ha fatto dei passi incredibili. E allora questo mi dà tanta forza, tanto coraggio. Ringrazio il Signore, perché veramente è un'avventura. E poi sto imparando e apprezzando le piccole cose della vita. È come se il Signore mi ha ridato la vita, perché mi hanno detto che quando è arrivato l'ictus i medici pensavano che io morivo o che rimanevo gravemente paralizzato. Allora io ringrazio il Signore per questo, per le piccole cose della vita, perché posso essere autonomo, alzarmi, vestirmi, fare delle piccole cose che sono le cose più belle della vita. Veramente sto imparando a parlare, sto imparando a scrivere. Oggi ho iniziato a scrivere il mio nome in stampatello, piano piano, piano piano, e tante cose. Veramente la mattina celebro la messa in camera alle 5, mi alzo alle 4:30, vado a letto 8:30 e faccio delle messe fantastiche. Mai ho avuto un'intimità così con il Signore. E davvero questa croce è leggera. Le persone erano preoccupate intorno a me e io stavo nella pace. Il Signore mi ha dato sempre, sempre, sempre la sua pace, la sua gioia, sempre. Anche dopo l'ictus, il giorno stesso, avevo una pace nel cuore incredibile. E quindi volevo dirvi che la preghiera di tanti è incredibile. La preghiera, come dice la Madonna, può cambiare anche la storia. È vero, la preghiera può cambiare la storia, veramente. Allora io penso che tutte le preghiere sono arrivate al Signore, e il Signore ha detto: porca miseria, se non ascolto queste preghiere, qui mi scoppia la rivoluzione. E allora ringrazio il Signore per le vostre preghiere, continuate a pregare per me, perché il Signore mi guarisca completamente. E che dire, sono un miracolo vivente, perché io non evangelizzo con tante parole, ma quando mi vedono mi dicono: questa è l'attacca e questo siete. Sembra che l'attacco sia di un'altra persona. Allora vedete, porto con me la maglietta Gesù mia gioia, non so se si vede, ho attaccato nella mia camera San Giuseppe, ho messo la Trinità, è una grande gioia. E poi mi sento unito con tutti voi, con tutti i fratelli e sorelle di tutte le comunità che hanno pregato per me, con tutti e con ciascuno. E la cosa che ho capito e che ho apprezzato di più
è questa. Ogni persona è importante, perché quando stai male hai bisogno di tutti. Hai bisogno di tutti. Così dovrebbe essere il nostro rapporto con il Signore, avere bisogno di Lui. Senza di me non potete fare nulla. E io ho sperimentato questo. Non posso fare nulla, nulla senza il Signore. Allora abbiamo bisogno di Lui e abbiamo bisogno di amare, di amare. Se noi siamo figli di Dio, siamo fratelli. E se siamo fratelli perché abbiamo lo stesso Padre, dobbiamo amarci. Non è possibile, non è possibile non amare il nostro fratello. E ringrazio il Signore per questo. E poi vorrei concludere con un'altra parola che il Signore mi ha dato per dare un senso a questa sofferenza. Tanti mi hanno chiesto questa sofferenza che senso ha. Io lo posso dire con questa parola che il Signore mi ha dato a 24-25 anni, 25 anni fa, e che io ho incorniciato, ma non so perché l'ho incorniciata 25 anni fa. È la prima lettera di Pietro che dice: perciò siete ricolmi di gioia, anche se dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Cristo Gesù si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Dunque, questa malattia è per la salvezza delle anime e la prima anima è la mia. La prima anima che si vuole salvare con questa malattia è la mia. Questo ho capito, che il Signore veramente ha un progetto meraviglioso, ha un progetto meraviglioso. E quando siamo sulla croce facciamo di più che quando stavo bene, siamo bene. Come diceva Giovanni Paolo II, c'è un quinto Vangelo, è il Vangelo della sofferenza. Giovanni Paolo II è stato un grande da quando ha ricevuto questa malattia, da quando è cominciato ad essere malato a causa dell'attentato e così via. Veramente possiamo dire che dalla croce il Signore fa delle cose meravigliose. E come dice San Paolo, è quando sono debole che sono forte, perché il Signore è la mia forza. E io voglio ringraziare il Signore, voglio ringraziare la Madonna, voglio ringraziare tutti voi e dire lode e gloria a te, Signore Gesù. Posso alzare questa mano, la posso alzare fino in cima, posso lodarlo con tutto il cuore, cantarlo, non lo so, ora vedremo se imparo anche a cantare, perché sto imparando a parlare e vediamo se imparo anche a cantare, lo chiederò allora al compidista. E quindi sono contento. Un'ultima cosa, una fisioterapista è venuta in camera e ha detto: Don Gianni, sento un profumo di rose. E si è commossa, ha cominciato a piangere. Io ho detto: ma io non sento niente. E lei ha detto: sì, proprio qui. Era proprio dove c'era l'immagine di Padre Pio, di Gesù. Veramente il Signore è presente, la Madonna è presente, mi dà tanti tanti segni, potrei raccontarvi tante cose, tanti miracoli, ma la cosa più bella è l'amore di Dio in questa sofferenza. In questa sofferenza sto sperimentando la sua gioia, la sua pace, perché lo Spirito Santo è Spirito Santo per davvero, non per finta, è veramente è nella mia vita. È nella mia vita e pregando per me mi è stata data la parola di Mosè davanti alle acque,
dovevo pregare e camminare andare avanti, che le acque si sarebbero aperte da sole. E così il Signore sta facendo. Ogni giorno apre sempre di più le acque. E poi un'altra parola che mi avete dato quando avete peccato su di me è questa. Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Allora è veramente per la gloria di Dio. Se sono vivo è per la gloria di Dio, non certo per la mia gloria. E ringrazio il Signore continuamente, ogni momento, veramente ogni momento della mia vita. È come se il Signore mi ha dato una seconda possibilità. E allora la voglio sfruttare tutta. Tutta, 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 non voglio perdere un secondo, neanche un attimo, neanche una frazione per non dirgli grazie. Grazie Signore, perché sei meraviglioso. Allora vi saluto tutti insieme al mio carissimo amico, eccolo qui, il Beato Dognocchi, che è fantastico, meraviglioso, e con lui, con San Filippo Neri, con tutti i santi. Perché sta vivendo una vera comunione, sta vivendo qui a Dognocchi un vero ritiro. Qui sono nella cappella e non c'è tanta gente, anzi non c'è proprio nessuno, però spero di presto di celebrare la messa qui. Adesso la celebro nella mia camera e ho chiesto al direttore, lui sarebbe contento, e celebrerò la messa per i malati. Una messa di guarigione, così vediamo se guarisce qualcun altro. Allora vi ringrazio tutti e vi benedico, e il Signore sia con voi e vi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen, amen. Adesso io vi faccio sentire un video di Beatrice Bocci che mi ha seguito con i medici, che vi racconta quello che i medici hanno detto a lei. Lo condividerò a breve. Grazie, grazie, e il sorriso sta tornando, vedete? Questo ancora no, ma qui sì, allora sono contento, e anche se è un pochino storto il sorriso, è più bello, è più artistico, perché il Signore fa le cose artistiche, no? Il Signore risorto mostra il suo corpo del risorto, e le sue piaghe e le sue ferite sono gloriose. Allora, quanto alla nostra malattia, quando siamo nella sofferenza e questa la accogliamo con gioia e la offriamo al Signore, quelle ferite diventano gloriose, gloriose. E quindi, Signore, con questa malattia mi ha fatto un regalo. È difficile, ma come Don Giovanni, un regalo? Sei pazzo! L'ictus è un regalo, eh sì, è un regalo perché ha condiviso con me la croce, è la cosa più preziosa che lui ha, la croce, la sofferenza. Allora ringrazio il Signore per questo regalo, perché questo regalo sarà per la sua gloria. Amen. E vi saluto. Ciao ciao a tutti, un abbraccione, ciao.